Prossimo ricordo, l'aquila ferita. Uccide meno 5 guardie da un mucchio di fieno. Minchia. Cominciamo già bene. Ok. Slow motion. E facciamo fare anche l'ultimo. Ok, andiamo avanti. Ah, vanno depredati per cercare le medicine, ok. Ha senso. Ha senso, 4-1 è finita. Zolfo. Perché non ho le medicine? Perché non ce le ho. Fantastico, ok. Dove sono i mucchi di fieno? È impossibile uccidere da mucchi di fieno, quindi questo fu ucciso così. Ascensore. Era così facile un tempo. Eh sì, ma perché ti vai a invischiare in sta battaglia veramente inutile, zio? Perché spari? Non c'è l'occhio dell'aquila? Lancia pugnale col triangolo, ma che cazzata! Ok. Non si arrampica, Ezio. Non fa il balzo della fede, non fa nulla. Va bene. Ma com'è le tre l'occhio dell'aquila? Ok, che giro fa lui? Perfetto. Uno lo posso uccidere da qua. Non si poteva ancora fischiare, eh. Vi ricordo. No, deve andarci dentro. Non ho fatto niente, è uscito. Bellissimo. Uno ucciso. Ok. Ce n'è due lì. Però Ezio non si arrampica. Però raga, non è possibile che non ci abbia la medicina, niente. Non è possibile. Dai. Pugnali da lancio. Ugh!
perché non mi evidenzi i nascondigli, brutta merda? E vienmi a prendere, dai. Deve essere qui. Setacciate la zona. Ok, buono. Ha funzionato. Ha super funzionato. Vanno attirati. Questi potrebbero essere tre. Ok. Raga, bisogna andare a tentativi, perché io vedo sincronizzazioni totali veramente strane. Ve ne andate, vero? No, non se ne vanno. Ops, vieni qui. Vieni nella tana del lupo. Vieni. Vieni nella tana del lupo. Vieni. Potrei fare quattro così. Ma bastardo! All'ultimo. Mettete quel ratto con le spalle al muro! Ok, non ho potuto attuare il piano qui. Non so che dirvi. Va bene, l'importante è non essere morti. Mi serve... Cioè, che poi se non fosse per questa sincronizzazione totale avrei già finito da un pezzo. Mi serve un altro mucchio di fieno, però. Laggiù ce n'è uno. E lo potrei sfruttare benissimo. Via libera. Ok. Benissimo. Andata. Ok, dovrebbero essere quattro questi. Perché quell'altro non si avvicina, brutta merda. Li devo attirare per forza. Ma quanto è coglionazzo questo? Ma quanto è coglionazzo?
Cioè, boh, veramente coglionazzo, ma veramente tanto. Tanto, tanto. Qualcuno dovrebbe intervenire. Dannazione, un assassino! Devo andarmene da qui! Lasciatele in pace! Ok, l'ho perso. Sta facendo il giro. Il tuo destino è segnato. Se riesco a fare questo, ti frego. Ok, buono, 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 buono. 4. Ok, 5. Perfetto. Subito assaggio, non c'entro niente io. Preso il 100%. Adesso. Cazzo duro. Cazzo durissimo. È andato di qua il bersaglio, ok. Magari però. Certo che l'occhio dell'aquila L3 è stronzissimo. Ma stronzissimo, eh. Possibile che tu sia tanto letale quanto ti dipingono le leggende? No, io sono a capo di una manica di ubriachi armati di fronde. Da questa parte, Ezio. Adesso non c'è via di fuga. Né per me, né tantomeno per te. Oh oh. Uccidetelo, fatelo a pezzi. Ma uccidete poco perché siete rimasti di là. Lì, prendetelo. Ok, vanno uccisi loro. Diciamo che la reattività adesso di Ezio non è il suo forte. Due uccisioni in uno praticamente. State a vedere, la trovo subito. Medicinale per uno. Pugnale da lancio. Ok. Come nuovo. Uno scrigno a caso. Ok. L'ho legato all'inferriata della torre. No, no, non sparare, zio. Non sparare, non sparare. Boom. Che è successo qui? Il tuo amico è morto, ecco cos'è successo. Sarebbe un po'. Sei troppo poco sveglio. Nada. Bello. Godo. Adesso però non è mica finita. No. Perché in realtà posso anche continuare a spararmi. Infatti è quello che stanno facendo. Grazie. Per fortuna è rimasta la stecca. No, era giusto, zio. Monta carichi, siamo soli, io e te. Perché non muori? Muori tu invece. Ma non sei stanco di blaterare. Boom. Requiescat in pace. Ebbene, il vecchio Segugio morde ancora. Il libro che porti con te, dove lo tieni? Ah, il diario di Polo. Non ti servirà a niente. Non più. Abbiamo già trovato una delle chiavi di Masyaf e ci avviciniamo alle altre. Ciò che sta in quella biblioteca non è per voi, non è per i Templari. Puoi tenerti i libri di Altair, Ezio. Noi cerchiamo solo consiglio. Vogliamo solo indicazioni per la posizione del Grande Tempio. Il Grande Tempio? Dimmi di più, ora! Morto. Requiescat in pace, bastardo. Bastardo.
All right. 100% di sincronizzazione. E abbiamo finito la sequenza 1, ragazzi. L'abbiamo finita, davvero. Boiade. Questa mela è davvero notevole. Senti il materiale. Duro come l'acciaio, ma leggerissimo. Vuoi davvero giocare con quel coso? Certo, assolutamente sì. È molto tempo che aspetto di mettere le mani su uno di questi. Ok, mi stai facendo innervosire, Bill. Tranquilla. Non credo di avere i geni giusti per maneggiarla a dovere. Ah, ma Desmond, credi che ce li abbia?